Gli slow press, lo slow press, il slow press, slow press, il slow press, gli slow press. Tu preferivi Valdo Biadene, però secondo me anziché Vilò, farsi una cappatina poi non siamo distanti, la strada è giusta, anzi potremmo andare con lui con il Doge in cantina. Beh, certo. Questo cielo con l'espressività di un blocco di Ghisa. Eh sì, ma qui sono le zone del vino. E noi siamo felici. Felicissimi. Io scalzando ho detto, la Marghera avete dato. Non ha riso tanto. Non l'ha presa benissimo. No. Ho fatto la mia prima gaffa. Qui siamo nelle terre di Benetton. Ah, c'erano le chiavi. Aprile si comincia di nuovo e finiscono il docufilm. Cosa succede? Finito il docufilm, il va su a campo. E li vai gli investitori per il film dell'anno prossimo da Los Angeles. Una bomba, ragazzi. Una bomba, tra contenti. Due anni che ne ho mai. Poi il film è tanto che se ne parla, no? Il sì. Benetto film. Abbiamo trovato un promotore, Francesco di Sida. E ci ha fatto perdere un anno e mezzo, facciamo qua, facciamo là, trovo io i 50 milioni, invece non ho qua niente. E si scappa via. Fortunatamente abbiamo la Gianni Isabella. È una grande produttrice cinematografica che ha un curriculum da paura e si è presa lei a cuore la cosa. Siamo stati sfortunati perché pubblicità, parla con la gente, c'è perdita di credibilità. Dopo tutta la fatica che abbiamo fatto, tre libri, presentazione. Un, due, tre prova, un, due, tre prova. Allora, Armando, classe 1964. Sì. Cosa vuol dire essere il figlio di Giampaolo Manca? Essere figlio di Giampaolo Manca significa terrore, rischiare la vita, crescere svantaggiato, però bisogna essere forti, pronti a tutto e a un certo punto avere le spalle a grondaia e far scendere tutto, perché se stiamo a ascoltare tutte le persone non dovresti neanche più muoverti da casa. Diciamo che oggi come oggi non mi fa né caldo né freddo, sono sempre pronto ad accettare il giudizio delle persone e andare avanti. Hai avuto una mamma straordinaria, straordinaria. Lei mi ha insegnato il bene e mi ha insegnato quello che non si deve fare. Sarò grato per tutta la vita. Come ti ha raccontato il papà? Il papà l'ho visto pochissimo, pochi anni. Io mio padre non lo vedevo quasi mai a casa e mia madre mi disse sempre: tuo padre è in ferie, è andato in vacanza oppure è andato a lavorare. All'età di 7-8 anni andavamo in alcuni posti con queste gabbie e mi dicevo: ma sui posti di lavoro ci sono le gabbie. L'ho capito veramente quando un giorno alle 4 di mattina suonano e arrivano
una quindicina di poliziotti a fare una perquisizione. Questa era per una rapina che è successa a Burano ancora ai tempi. E lì mi hanno catapultato giù dal letto e mi hanno portato per gli interrogatori all'età di 7 anni. Non è bene. E da lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. E poi mi è stato spiegato un po' alla volta cos'erano questi posti, il carcere. Ho voluto sapere di più, facevo un sacco di domande, ma perché mia mamma un po' alla volta me le spiegava. E me le spiegava soprattutto il poliziotto che mi interrogava. Che tra l'altro questi poliziotti sono stati arrestati perché erano sul libro paga della banda. Io non trovo giusto. Cosa c'entra un bambino? Cosa c'entra? Trattarmi in quel modo? Tu l'hai chiesto a tuo padre? L'ho chiesto. Cosa vuoi? Sì, che c'entra? Purtroppo la realtà è stata quella. Quando sei figlio di un ex malavitoso, vieni trattato in un certo modo. Quando andavo a trovare mio padre, ci trattavano come fossimo della malavita e non c'entravamo nulla. Devi subirla anche tu, al di fuori, ma devi subirla anche tu. Tuo papà, guardandoti, non è mai riuscito a fermarsi prima. Perché lui era preso da se stesso, lui voleva i soldi e il potere. E la famiglia non la vedeva tanto. Io adesso che sono padre capisco ancora di più. E lui era abbagliato da quel mondo, la sua famiglia era la malavita. Tu hai conosciuto i compagni? Tutti, sono nato e cresciuto con loro. Dunque le mentalità le conosco benissimo. Soggetti pessimi, pessimi. Ma quale amicizia? Quale? Solo il mondo dei soldi e basta. Non guardavano in faccia a nessuno. Se potevano ammazzare anche a me, ammazzavano anche a me. Persone che andavamo a pranzo, a cena, sempre insieme. Cioè a volte pensi, mi sembra impossibile. Eppure dovevano ammazzare anche a me. A tuo padre è cresciuto nella violenza. Purtroppo sì. Prima subita e poi manifesta. Quella è stata la scuola. Secondo te, dopo tanto tempo nella violenza, in un modo o nell'altro, questa cosa cambia? Cioè la violenza passa o si reprime ma resta? No, quando diventi consapevole, vuoi cercare nel tuo piccolo di dare del bene al prossimo. Faccio un esempio, come i militari, no? Sì. Che vanno in guerra e ovviamente quando rientrano dopo tanti anni, un istinto lo sviluppano, che magari sì, controllano. In queste situazioni qua, la violenza viene controllata o comunque... Dopo tempo, sì. Si controlla? Si controlla, sì. Dopo devi contare fino a 1000, non devi seguire l'istinto. Perché l'istinto ti porta... a rovinarti per le tue mani, per rovinare te stesso. Meno male che l'ha capito dopo 40 anni, l'ha capito. Certo. Meno male. Però tu sei riuscito in un ambiente malavitoso. Sì. Qual è stata la tua forza per non entrare in far parte? Allora, prima di tutto bisogna nascere per fare certe cose. Io invece ho sempre voluto intraprendere la strada più difficile, quella dell'onestà, che non è facile. Di tenermi fuori sempre da certi giri, che non si va da nessuna parte. Come ho detto prima, io voglio andare a letto tranquillo perché ne ho viste troppe. E ti è mai stato proposto? Sì, mi è stato proposto da grandi malavitosi, che non sto qui a dire chi, sapendo che ero figlio di Giampaolo, mi hanno fatto delle proposte milionarie. E io cosa ho fatto? Gli ho detto, cari signori, io rispetto la vostra famiglia, voi rispettate la mia, e chi si è visto si è visto. Gli ho dato una bella stretta di mano e sono preso. Sono andati. Va bene, fa. Rispettiamo la tua scelta. Hai vissuto da ricco? Ho vissuto da ricchissimo. Ho visto montagne di soldi. Montagne. Sì, sì, sì. Milioni. Ai tempi miliardi. Mi ricordo ancora nel 1978, quando avevamo una grande casa a Lido, a fianco al casinò, era la bisca del mio papà. Allora mi ricordo ancora, avevano un tavolo, diciamo, dal muro all'altro. Ma il doppio. Mi alzo alle 5 di mattina e vedo i soldi tutti sopra questo tavolo. Le dico, erano all'altezza così, con questo tavolo da 6-7 metri, pieno. E io le dissi a mio papà, c'era anche il Bobo all'epoca, il braccio destro di Cocis, e stavano contando i soldi. Io mi sveglio e dico, papà, 1000 milioni, e loro ridevano, no? Perché gli incassi giornalieri li mettevano su sto tavolo, insomma, e li contavano tutte le mattine. Questa è una delle volte che ho visto tanti soldi, poi quando arrivava a casa con i sacchi pieni, tanti ne ho visti. Poi facevamo una vita da super ricchi, con l'aereo privato, avevamo tutto e poi non avevamo più nulla.
perché in quel mondo era così, non avevi mai una stabilità, oggi c'erano, domani non c'erano più, così era. Dovevi abituarti a un tenore di vita altissimo e poi ti trovavi come, non avevi neanche i soldi per andare a mangiare, è sempre stato così. Quante armi sono girate per casa? Mai nulla, ho sempre cercato di tenere al di fuori queste cose qua. Tu non hai mai sparato? Mai. Il papà non ha mai provato? Mai, assolutamente. A portarti dentro? Mai. Anzi, se io venivo fuori con certi discorsi, la curiosità di vedere un'arma, mio padre mi guardava di brutto a non permetterti più, perché queste si uccide. Ho avuto la curiosità di vedere, ma non ha mai voluto, giustamente. Non si deve insegnare a un figlio un'arma, sempre tenere alla larga. Tu adesso, 2023, hai una compagna, hai un bambino, come state crescendo il vostro... Stiamo crescendo il nostro figlio in un ambiente tranquillo, è una missione la nostra, far crescere mio figlio nel bene, anche lui, fargli capire cos'è il bene e cos'è il male. Sì, tu non avrò vissuto il papà. Mio figlio deve avere tutto quello che non ho avuto io. Questo sì, un padre in casa presente. Come vi mantenete adesso? Avete un lavoro? Allora, lavoriamo un po' con i libri, poi sto dando un aiuto alla produttrice di oggi, che si è presa a cuore la situazione di mio papà. Da adesso c'è docufilm, l'anno prossimo ci sarà il film e così via. Ci sono anni di lavoro che vengono avanti. Cos'è girare un docufilm? Per raccontare la storia della famiglia e del papà. È una bellissima emozione. Anche perché è il sogno di una vita che si è avverato. Tutto sarà basato sul primo libro di mio papà, Dall'inferno e ritorno. È snervante, perché è snervante. Quando sbagli una ripresa deve andare avanti ore. Però è un progetto talmente sacro che deve andare a buon fine. Facciamo un passo indietro. Quando sei entrato la prima volta in carcere a trovare papà? Quanti anni avevi? 8 anni. Hai dei ricordi? Mi ricordo soprattutto quando i motoscafi, erano 2, portavano mio papà con le catene, erano tante, tante guardie, sono stati in 15. È un ricordo indelebile che non riuscirò mai a togliermelo dalla testa, vedere tuo padre incatenato, circondato da 15 guardie. Non è bello ricordare, e ho visto tutti i carceri italiani, tutti i carceri di massima sicurezza. Mio padre era in 41 bis, avevamo il telefono in una stanza blindata dove non potevi avere il contatto e guardarti e parlare tramite telefono con microspie, con telecamere puntate, con le guardie che ci guardavano, e non ti dico quante volte ci perquisivano, sia nell'entrata sia nell'uscita. È stata dura. Il periodo più lungo che non hai visto papà? Mi ricordo, io ce l'avevo su a morte con mio papà, amore e odio. Sono stato 2 anni senza andarlo a trovare, perché non mi facevo troppe domande, ma perché non riuscivo ad avere un rapporto vocale, avevo delle chiusure immense, riuscivo a parlare 5 minuti con mio papà e tutto d'un tratto mi veniva sull'ansia, io avevo il terrore di mio papà, però questo mi ha portato a avere dei problemi psichiatrici, perché mi mancava, perché anche lui con me non riusciva ad avere un rapporto vocale, non riuscivamo tutti e due, non era giusto tutto questo, non era giusto che io andassi, però giustamente è sempre mio padre. Tuo papà ha fatto 37 anni di galera. Sì. Ascoltandoti non percepisco il rancore o dell'odio nei confronti di tuo padre per tutto quello che ha fatto, per il male che ha fatto. Com'è che non si è sviluppato del rancore nei confronti di un padre? Così? Bisogna sapere perdonare, perché capisco gli errori che ha fatto, vedevo anche la parte buona sua e quella l'ha tirata fuori con gli anni. Dunque io ho sempre creduto in quella parte buona. Ma secondo te il carcere l'ha aiutato a tirare fuori questa parte buona? È stato un percorso suo? È stato un percorso suo personale, perché il carcere ti peggiora, lo sappiamo bene, non è educativo il carcere, ti fa venire, diventi ancora più cattivo. Però mio padre è stato uno dei pochi che è riuscito a cambiare in meglio, adesso sta facendo tanto del bene, ad esempio. Se fosse andato diversamente? Mi perdeva. No, se non fosse andato in carcere, no? Sarebbe uscito... stato un grande imprenditore. Tu dici che sapendo di non essere in carcere tutto sarebbe cambiato o avrebbe continuato? No, continuava.
Quindi il carcere, anche se negativo, in qualche modo ha influito sulla sua reazione. Dopo lui si è cercato la sua strada. Diciamo che l'imposizione del carcere forse... Ma è stato lui a volerlo. Tu hai un bambino piccolo. Sì. Un giorno li racconterai quando sarà più grande. Dovrò farlo. Non sarà facile. Però hai pensato cosa gli racconterai? No, non ci ho pensato, non voglio pensarci adesso. Ci penserò quando sarà più grande e mi preparerò un po' alla volta. È una cosa troppo grande, dovrò dirgli tutta la verità. Però Armando, non siete scappati. No. Siete ancora qui. Siamo ancora qui. Non abbiamo messo la testa sotto la terra. Non siamo stati dei vigliacchi. Io sono un manca e sarò un manca per sempre. Non hai cambiato identità? Non hai cambiato nome? Assolutamente. Troppo facile. Adesso hai una compagna che ha scritto addirittura un libro. Sì. Sulla tua vita. La mia compagna è Maria Foglia e è la mia voce. Lei è riuscita a tirarmi fuori tutto il male che avevo dentro. È riuscita a farmi spiegare a lei tutta la mia vita. E non è stato facile, perché non ho mai parlato con nessuno. Lei, con i suoi modi così gentili, è riuscita a farmi guarire. Siamo andati avanti quasi 2 anni. Non ti dico, agli inizi lì ho detto: Mara, io ho bisogno di esternare queste cose. Ho bisogno di parlare con te, spiegarti tutta la mia vita. E lei, con il suo modo, ha cominciato a scrivere. E sai quanti pianti, quanti blocchi ho avuto? Non glielo auguro a nessuno cosa ho provato. Ma Armando, il fatto di scrivere dei libri, di fare un film o un docufilm, non è un po' portarsi dietro una storia pesante invece di volerla interrompere qui? Ti sei fatto questa domanda? È pesantissima la cosa. È pesantissima, perché devi continuamente ricordare il passato. È impossibile, cosa fai? Non si può. Devi portartelo avanti, però devi sapere anche come prenderlo. Devi essere forte, devi cercare di abituarti, perché quello è, te lo devi portare avanti per sempre. Non puoi lasciarlo là. Esce fuori, o per una cosa o per un'altra, esce fuori. Adesso che hai fatto un libro, no? Hai ricordato di questo libro? No, io non ho parlato di beneficenza. Se il libro avrà delle grandi vendite, allora sì. Per il momento sto cercando di farlo conoscere in giro e per il momento no. Chissà, più avanti, se c'è la possibilità, allora sì. Oggi come vivi, papà? Lo frequenti? State assieme? Fai sì. Il nonno? Sì, è un bravissimo nonno. Lui mi deve questo. Perché gli ho sempre detto, se non hai fatto il padre prima, adesso devi fare il nonno. Sì, sì, fa. Io darò a tuo figlio quello che non ho dato a te. Me lo deve. Deve rigare dritto. Non deve più guardare me, perché io ormai ho 50 anni, so camminare con le mie gambe. Però deve guardare mio figlio. Adesso deve stare inquadrato. Se no, non dico altro. Quando è che arriverà? Durante la ripresa? Ti volevo chiedere, ma c'è anche un altro pacco? Sorpresone. Sì. Eccoli. Sono mitico Bing. Ha proprio a modo di libreria. Tu non sai cosa vedo quando parlo di queste cose. Quando no? Ah no, era stato Provenzano. Guardavo anche le interviste che facevano al figlio di Totorina. Fa male. Non ti ho nominato maniera un'intervista. Vabbè, poi il silenzio fa. Il silenzio fa. Un pagliaccio. Quante volte l'hai incontrato? E io andavamo sempre a casa sua, con i Fasseveri riunione. Io li Fasseveri riunione, stavo con sua mamma e mia mamma. Sua mamma era più cattiva di me? Sì, esattamente, c'era la sua mamma. Non ho avuto un minimo altro che pentimento. Ma quale pentimento? Mercificato? Per scontire pena? Ma io non si era mai pentito. Ha fatto morire sua figlia. Ma se ne rendiamo conto, ha pagato l'ennesimo omicidio. Quando hai il programma di protezione, ogni macchina che arriva si è suicidata, perché il peso era talmente grande che non c'è più. Tu vedi che sia stato suicidio? Sì. Abbiamo le prove. Abbiamo le prove, anche perché c'è stato un carabiniere del posto dove è successo il fatto che ci ha spiegato tutto. Lei non ce la faceva più. Hai mai pensato che avresti potuto fare la stessa fine? Sì. Io ho vissuto anni col pensiero che i Rizzi venivano a uccidermi, perché mi hanno minacciato. Mi ricordo uno dei fratelli, il più vecchio,
mi disse, entro in un locale a Venezia, potrei ucciderti anche qua, ma non è giusto che paghi per tuo padre. Ma tu a suicidio mi hai pensato? Ci ho tentato. Ecco, un taglio da qua fino là. Però, fortunatamente non sono da fondo. Ti capita mai di aver timore per le persone che ami? Sì, per il passato? Tanto. Ancora adesso? Tanto. Sono dei traumi che non potrò mai togliermi dalla testa. Quando suonano il campanello io faccio i salti così. Perché penso sempre che sia un carabiniere, qui sia, per cui sia. Non c'è motivo adesso. Perché? Ancora qui e no. Lontano, forse. Ma proprio perché lui sa benissimo che sono tutti residui della sua vita questi, che in realtà non deve più temere. Perché comunque vive in un paese tranquillo, con una famiglia tra virgolette normale, e che la nostra vita scorre normalmente. I vicini sanno. E abbiamo tutti un ottimo rapporto. Questa è la cosa bella anche. Chi è Marafoglia? Marafoglia è una semplicissima donna che qualche anno fa era tranquillamente da sola, divorziata con due figli grandi, si è presentata a Venezia, in quella serata c'era la presentazione del primo libro di Giampaolo Manca, parliamo del 18 settembre di 3 anni e mezzo fa, e lì ho conosciuto l'autore del libro, la sua storia che mi aveva un po' incuriosita. E dopo lì ho conosciuto il figlio di Giampaolo Manca, Armando. Da subito mi sono detta, cavolo che bell'uomo. Diciamo che ho letto il libro, tranquillamente io non ho mai incontrato Armando in quel periodo, neanche quella sera stessa. E leggendo il libro mi ha colpito molto la data di nascita. Siamo nati nello stesso anno, lui il 13 maggio 1974. Eravamo nel frattempo amici su Facebook, nota un mio commento ad un post del suo papà, allarga un po' la foto del mio profilo e si innamora di me. Ha detto che è rimasto folgorato dal mio sguardo e dal mio sorriso. E subito mi ha contattata. Dopo 3 giorni eravamo già insieme. Ma tu vivi già a Venezia? Io ho sempre vissuto a Villorba da ormai quasi 19 anni che vivo a Villorba. Venivo dalla Germania, ma sono nata e cresciuta nel Cilento, in Campania. Ho 2 figli grandi dal precedente matrimonio, uno di 25 e uno di 21 anni. Così, no? Questa nuova storia dei 2 figli. Vabbè, ovviamente all'epoca sono rimasti un pochettino spiazzati. Non tanto il secondo, che è stato sempre aperto, molto molto aperto, un po' come la mamma alle cose nuove, alle cose particolari, eccetera. E poi il grande comunque ha preso un'altra strada, è andato a vivere fuori, e il secondo figlio è rimasto qua, va d'accordissimo con Armando. Come è stato iniziare la storia con una persona con un passato così pesante? In tutta onestà, io non mi sono mai posta il problema. Non l'ho mai giudicato per il padre, come non ho neanche mai giudicato il padre. Perché c'è chi ha giudicato, chi era più in dovere di farlo rispetto a me. Il suo Armando, sapevo benissimo che lui non aveva fatto quel tipo di vita. Mi reputo abbastanza intelligente da non giudicare un figlio per le colpe del padre. Quindi io mi sentivo col cuore molto vicino a lui e ho voluto tanto sapere quello che provava, quello che aveva dentro, che ha dentro, ed era l'unica cosa che mi premeva, cioè entrare nel suo cuore. Quando andate a Venezia a passeggiare, dicevi poco fa, com'è andare in giro con Giampaolo e Armando? Spesso loro si rituffano nel passato, nel senso che tanti luoghi di Venezia ricordano cose molto poco piacevoli, quelle che in qualche modo sono un po' divertenti rispetto, magari, ne so, a Giampaolo quando faceva i suoi furti, le sue rapine nelle banche, nelle ville, queste robe qui, allora un po' fanno ridere, però ci sono anche tante cose che poi ricordano cose meno piacevoli o brutte, proprio brutte. Ma com'è ricordare queste cose? Cosa vedi negli occhi di Giampaolo o di Armando quando ricordano questi momenti? Armando lo vedo pensieroso, Giampaolo io noto nello sguardo di Giampaolo il rimorso. E il fatto della droga che hanno venduto, quanto pesante è? Per lui è pesantissima, per il male che non si può dire
neanche indirettamente, nel senso che si è reso conto dopo del male che ha fatto a tanti giovani. Si parlava anche di droghe pesanti che purtroppo hanno portato alla morte di tanti ragazzi, e quindi lui quello non se lo perdonerà mai, lo dice sempre. Ed è stata anche la prima domanda che gli feci proprio durante quella presentazione, e lui disse che lui non si perdonerà mai. Hai scritto un libro sul tuo compagno. Come è nato questo progetto? Questo progetto è nato evidentemente dal fatto che io volevo entrare nel cuore di Armando e tirare fuori quei mostri che lui portava dentro. Ma dal primo momento in cui l'ho visto, dal primo momento in cui ho cominciato a leggere le prime pagine del libro, di prima che io e lui insieme ci conoscessimo, proprio prima è successo questo, era proprio tipo una missione. Poi suo papà in verità mi diceva sempre: sai, a me piace come scrivi, tu potresti scrivere un libro su Armando. E poi durante il lockdown nel 2020 io e Armando ci siamo trovati molto molto vicini, con poche cose da fare perché bloccati in casa, abbiamo cominciato a parlare, lui tanto ha cominciato a parlare con me, si sentiva inspiegabilmente a suo agio nei miei confronti. Si è aperto e mi ha detto: dai voce alla mia sofferenza, fa che tutti sappiano cosa passa il figlio di un criminale, che non c'entra niente con la vita di suo padre. Allora ho deciso di scrivere un libro. Pensi che gli sia stato un aiuto? Sì, ha aiutato tanto, perché ho visto proprio una evoluzione positiva del suo temperamento, anche come affronta oggi questo argomento. Aveva bisogno di questo, magari ha trovato anche terreno facile con me, perché sapeva che io non l'avrei giudicato, mi conosceva ormai, quindi sapeva che con me poteva essere libero di parlare, che fossi la sua compagna, un'amica, una sorella, non fa niente. Forse era quello di cui aveva bisogno, di una persona normale che non lo giudicasse, che lo comprendesse. Gli ho fatto capire che tanti sensi di colpa che aveva non doveva averli lui, non era colpa sua. In quel contesto lui c'è nato, c'è cresciuto, è stato cresciuto, quindi non può avere colpe, perché se un genitore cresce un figlio nella malavita, con tanti soldi facili, tra l'altro, non soldi sudati, soldi facili, a contatto con persone abbastanza discutibili, non puoi pretendere che quel figlio sia completamente diverso da quel contesto, perché purtroppo viene cresciuto lì, quindi non si deve neanche sentire in colpa. L'importante è che dopo, nel tempo, lui da solo ha capito veramente quale potesse essere la sua strada. Un'ultima cosa, Mara. Un nonno ex criminale, cosa vuol dire? Mio figlio James, il nipote di Giampaolo Manca, ha un nonno eccezionale. Oggi ha un nonno eccezionale, che ha avuto un passato molto brutto. James un giorno saprà, sicuramente resterà incredulo, perché conoscendo Giampaolo oggi dirà: non è possibile che mio nonno abbia fatto certe cose. E l'importante è che mio figlio cresca con amore, che impari ad amare, a perdonare, ma soprattutto ad ascoltare e a comprendere gli altri. Secondo me, insegnando questi valori a mio figlio non giudicherà suo nonno. Sì, rimarrà spiazzato, sono sicura, perché vedendo il nonno oggi, quello che lo coccola, che lo vizia, fa di tutto per suo nipote. Ormai mio suocero vive per mio nipote, per mio figlio, per suo nipote, non vive più per se stesso come faceva una volta. James è la sua vita, è il suo presente, il suo futuro. Ha sbagliato con suo figlio Armando, ma non farà mai più lo stesso errore con James. Questo è poco ma sicuro. Io sono sicura che James amerà comunque suo nonno. Sarà molto difficile farglielo sapere, ma è giusto che ovviamente lo sappia quando sarà grande. Tutto qua.